Attenzione, questo episodio è dedicato ad un videogioco prodotto per pubblicizzare un film di una celebrità del mondo della musica oramai scomparsa. Sebbene recentemente sia stato nuovamente riaperto un capitolo oscuro riguardante la persona dietro il personaggio di Michael Jackson, ci tengo a far sapere che chi sta producendo questo video non si esprimerà in alcun modo nei riguardi della vicenda in questione. L'unica cosa che mi limiterò a fare è analizzare questo gioco e ad elencarne pregi e difetti. Vi invito quindi a non creare flame o a litigare nella sezione commenti, pena l'esclusione dal canale. Detto questo, buona visione. Michael Jackson's Moonwalker, che per comodità da adesso in poi chiameremo solo Moonwalker, è una delle due versioni del gioco atta a riproporre gli eventi del film omonimo di cui lo stesso Michael Jackson è protagonista, coreografo, cantante e attore. A dirvi la verità, prima di iniziare questo arcade ho riguardato il film e posso dirvi che, oltre a delle belle scene che ripropongono i successi maggiori dell'artista, non c'è davvero una trama. Non vi perdete nulla se non siete proprio dei fan accaniti di Michael Jackson e decidete di non guardarlo. Sapete infatti che l'intera pellicola è una scusa per vedere l'artista danzare e cantare per circa un'ora e mezza, con dei brevi stacchi per giustificare un cambio di scena. Ora, non so se lo sapete, ma a fine anni 80 Michael Jackson era probabilmente uno degli artisti più famosi ed affermati del panorama musicale, è entrato di diritto in quel ruolo. Ma come si sa da parecchie interviste, l'artista aveva vissuto un'infanzia difficile e travagliata che lo portò a non viverla per niente, per ritrovarsi poi da adulto sia come un gigante della musica pop, che privatamente come un uomo affetto, come descritto da lui stesso, dalla sindrome di Peter Pan. Piccola digressione. Per coloro che non sapessero cos'è, sappiate che è una particolare condizione psicologica dove il corpo cresce ma la mente rifiuta di farlo, continuando a restare per la maggior parte del tempo ancorata al mondo fantastico. Mettetevi nei panni di Jackson, artista di successo planetario, ben voluto da tutti, ancora rimasto bambino dentro. Cosa potrebbe volere ancora? Un videogioco creato su di lui. Se non lo sapete, infatti, Michael amava tantissimo Sonic the Hedgehog, a tal punto da contattare Sega e fornire loro i diritti delle sue canzoni per creare non uno, ma ben due giochi ispirati al film di Moonwalker, che segnò il suo vero debutto cinematografico, se tralasciamo il video di Thriller. Sega lavorò febbrilmente per creare qualcosa che piacesse all'artista, siccome Jackson era parecchio esigente. Decise infatti di supervisionare entrambi i progetti e nel contempo partecipare persino come compositore della colonna sonora di Sonic 3. Il gioco più famoso tra i due, entrambi chiamati comunque Michael Jackson's Moonwalker, è sicuramente il side-scroller uscito per Sega Mega Drive, ma qui invece ci soffermeremo sulla versione arcade, che è un gioco totalmente diverso da quello citato prima. Piuttosto che tentare di imitare Mario, è uno strano esperimento che unisce uno stile isometrico della telecamera ad un ibrido gameplay di run and gun e di beat 'em up, risultando in un gioco unico nel suo genere che ancora oggi non mi è chiaro come definirlo. La premessa del gioco è identica al film comunque. Uno scienziato pazzo di nome Mr. Big vuole prima catturare tutti i bambini per fargli provare delle sostanze stupefacenti e poi costruire un'arma laser capace di distruggere qualunque obiettivo sulla faccia della Terra. L'arcade in alcuni versi però è simile alla versione Mega Drive, persino molti livelli si chiamano allo stesso modo sebbene siano cambiati di ordine, con l'aggiunta però che la versione analizzata oggi abbia un livello in più e totalmente originale. Il progresso è molto lineare, con lo schermo che scrolla automaticamente in base a quale punto raggiungiamo della mappa, e non avanzerà finché non avremo sconfitto tutti i nemici che si pareranno davanti al protagonista. Jackson, all'interno del gioco, può colpire con quella che sembra una forza elettrica, che può essere caricata se si tiene premuto il tasto di fuoco, mentre se i nemici si avvicinano troppo, il ballerino se ne libererà con un veloce spin, suo marchio di fabbrica. L'attacco più figo da vedere, però, è sicuramente quello che è possibile usare con il tasto del fuoco secondario, che fa ballare tutti i nemici sullo schermo e poi li distrugge. Per recuperare la vita e l'ultimo attacco appena descritto, basterà che vi avvicinate ai bambini rapiti, che è possibile trovare nei livelli, e liberarli. Se siete abbastanza fortunati vi doneranno questi bonus, ma probabilmente la cosa più strana che vedrete è una meccanica che si ripete continuamente verso la fine del livello. Incrocerete Bubbles, la scimmia adottata nella vita reale da Jackson, e avvicinandovi potrete trasformarvi in Mecha Jackson. In questa forma Michael attaccherà lanciando laser dalle braccia oppure missili se dovessimo decidere di voler caricare l'attacco. Questa forma è ovviamente garantita nella versione arcade cooperativa fino a 3 giocatori, dove il trio può impersonare tre Michael diversi, distinguibili per colore di outfit.
Del comparto musicale non posso dire nulla, ragazzi, anche perché essendo un gioco dedicato a Michael Jackson, è ovvio che come soundtrack ci siano molti dei suoi pezzi più famosi, e quindi devo per forza dirvi la solita cosa che dico a chi non ha mai ascoltato la sua musica: o vi piace o non vi piace. Secondo la mia sensibilità, sebbene siano resi perfettamente in formato MIDI successi come Billie Jean, Beat It, Another Part of Me, Bad, Smooth Criminal, eccetera, eccetera, per me queste canzoni poco si sposano con l'azione su schermo, e poi vi aspettereste, che ne so, che in livelli come il cimitero ci sia in sottofondo thriller, e invece non c'è. Stavolta però non è né colpa di Sega né colpa di Michael Jackson, ma di chi deteneva i diritti del video cinematografico di Thriller, che non permise che la licenza della canzone fosse utilizzata in entrambe le versioni del gioco. Su YouTube però, se cercate bene, è possibile persino ritrovare nella prima versione di cartucce del gioco per Mega Drive una versione prototipo della famosissima canzone a tinte horror, prova che in principio Thriller doveva far parte del videogame e che a causa di beghe legali fu omessa. Quello che posso dirvi io è che mi piacerebbe raccontarvi cosa accade in ogni stage, ma credetemi quando dico che il gioco è estremamente ripetitivo e breve, infatti dura al massimo mezz'ora. Oltre al poter impersonare Michael Jackson e ascoltare tutti i suoi maggiori successi fino all'album Bad, non c'è davvero molto da dire. Le cose che mi sento di segnalare e di non aver apprezzato invece sono queste. I boss sono del tutto anonimi, sono infatti tutti dei robot orribili a vedersi. La voglia dell'arcade di voler spillare troppi gettoni al giocatore. Il continuo urlare di Jackson ogni volta che si inserisce un credito, che vi trapanerà sicuramente le orecchie, e l'infelice inclusione di Speed Demon solo per pochi minuti e solo per una boss fight. Per il resto è un gioco divertente e godibile a patto di avere crediti infiniti. In conclusione, la versione arcade di Moonwalker è senza ombra di dubbio tra le due versioni la più avanzata graficamente, ma forse non è la più divertente da giocare. Questi giochi comunque rimangono un pezzo di storia inconfutabile di quando Michael Jackson venne incoronato da molti come il re del pop. E voi che ricordi avete di questi giochi, se li avete giocati? Scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo che se siete interessati al gameplay completo dell'arcade lo trovate in descrizione. Noi ci vedremo come al solito nel prossimo episodio di Giochi Classici.